100 headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Amici sportivi del grande wrestling, non avrei bisogno di vi dare benvenuto all'episodio numero 81 targato WWF Civilization, qui da San Francisco in California, per il penultimo episodio prima del grande evento di Payback che si terrà il 19 giugno. Mancano solo 10 giorni e si parte con un match davvero molto interessante, un no disqualification match che vedrà Clark Hammett fronteggiare Entax Reyfor, il beniamino del pubblico, l'eroe della WWF. Entax Reyfor affronterà uno dei membri della famiglia Hammett dopo quanto corso in quella di Money in the Bank, scusate, di Extreme Rules, no, Money in the Bank, si dicevo bene, quando alla fine dello show Entax Reyfor, dopo aver fallito l'assalto al titolo WWF di Alexander, è stato aggredito vigliaccamente alle spalle da Lester Buckley, che probabilmente dopo, in seguito, come conseguenza del lavaggio del cervello di Mike Hammett, è entrato a far parte della gang dei Misfits, ovvero dei disadattati, di quelli da Hammett Land. E insomma, Clark Hammett si è messo di mezzo e oggi veramente vedremo la resa dei conti tra i due. Questo è l'ingresso di Entax Reyfor. Chiaramente siamo tutti con Mr. Yes, Entax Reyfor, eccolo qui, che due settimane fa, se non sbaglio, settimana scorsa, non vorrei errare, due settimane fa stava aggredito prima del match con Clark Hammett, doveva disputare un match proprio contro Clark, match che non è neanche partito, e a questo punto quindi c'è la resa dei conti tra i due, ma molto più probabilmente la resa dei conti di Entax Reyfor ci avrà in quel di Payback, quando affronterà a questo punto ormai certamente Lester Buckley, un Lester Buckley che è ormai dentro la famiglia Hammett. Mi fanno assolutamente con Entax Reyfor, però c'è l'incognita Lester Buckley, appunto, d'altronde un match senza squalifiche, quindi potrebbe benissimo interferire, non c'è nessuna clausola che impedisce a Lester di interferire, quindi insomma, io prima o poi, secondo me, insomma, Entax Reyfor dovrà stare anche molto attento a guardarsi le spalle, magari in qualche intromissione di Lester Buckley. Qui intanto il match è iniziato, subito Reyfor all'assalto con il sedere di schienassoni, ma Clark Hammett dietro fuori, mamma mia, spinebuster. Inizia molto bene Clark Hammett, dopo aver incassato sì qualche pugno, poi grande risposta con questo spinebuster. Entra a fare Hammett davvero inamovibile, guardare qua. Davvero non si fa mettere piedi in testa da nessuno questo atleta. Tronde è massonottico, vedete un po' voi. Intanto serie di calcio, ovviamente lo butta giù, ma con grande fatica ci prova qui Entax. Vertical suplex, incredibile! È buona prova di forza, però sta sciupando tutte le sue energie Entax Reyfor, secondo me. Il braccio teso, ma Clark Hammett non va giù, risponde per le rime, allora Hammett con questa uppercut, violentissimo. Reyfor però neanche lui va giù.
Reyfor che adesso invece va a segno, no, niente a fare con lo swing neck breaker che le ha portato la vittoria settimana scorsa, provo schierando se non sbaglio Clark Hammett, Clark Hammett che va a prendere intanto qualcosa sotto il ring, una candlestick, mamma mia ragazzi, questa sì che fa male, e la stampa sul pugno di Detox Reyfor. Anche se Reyfor in secondo momento riesce a reagire e la prende lui la candlestick, la mazza, ma attenzione perché Clark Hammett, guardate la mole, non ha subito il colpo alla schiena, e invece è lui che incassa, anzi è lui che fa incassare a Tox Reyfor questo braccio di sapone elittico. Un match violentissimo tra i due, d'altronde quando c'è di mezzo la famiglia Hammett non ti puoi aspettare match, non ti puoi aspettare dei coriandoli. Intanto yes kick, intanto Detox Reyfor che vuole già chiudere il match, siamo all'ottavo, yes kick, connessi, sui multiple kick, c'è lo schieramento, attenzione, 1, 2, 3, no, si salva, Clark Hammett, qui Reyfor dovrebbe tentare il suo dragon shot, il suo calcio del dragone, il suo colpo del dragone, però c'è sempre ripeto l'incognita, Lester Barkley, secondo me interverrà al momento più opportuno. Ancora schieramento dopo il neck breaker, ma ancora due e tre quarti, sì, ma sempre contro i due. Altri match della serata vedranno FMO accompagnato probabilmente da Leonard contro Tompson, visto che Leonard e Tompson si affronteranno tra 10 giorni a Payback, poi Fyulo contro il campione TWF Dante, e il 2 contro 2 vedrà Rockstone e Paul Macho da una parte e John Pranzo e Alexander dall'altra. John Pranzo che però si indirizzerà, che si rivolgerà al pubblico WWF tra pochi minuti dopo questo incontro, e poi insomma nel main event sentiremo le parole di Berny, che probabilmente a questo punto si rivolgerà a Wyatt Berny per una seconda, per una sfida che a questo punto mi sembra possa essere prevedibile e pronosticabile per Payback. Insomma, il termine dice tutto, Payback. Staremo a vedere. Intanto Crocx contro le Transcender Reyfor, mamma mia, che legnate. Il pubblico è tutto con Detox e si fa sentire il pubblico di San Francisco in California, mentre ricordiamo come quest'altra settimana Civilization si terrà a Orlando in Florida, e domani sera intanto Detox sarebbe prendendo addirittura un tavolo, domani sera attenzione, intanto Reyfor va a colpire con la mazza, domani sera avremo il grande evento della WWEF di giugno, WWEF Clash of Champions, quindi un evento imperdibile per le amanti del roster verde. Intanto braccio di sono grande bene, ma c'è anche un tavolo lì di mezzo, lo mette lì, vediamo se è una buona idea. Reyfor viene preso, no, molto bravo il Superman della WWF che va a lanciare, no, Clark Hammett verso l'angolo, non entra a fare, no, swing del breaker, lo mette giù, e Reyfor ha puntato il tavolo, l'altronde l'ha preso lui, lo vuole utilizzare nel migliore dei modi, però deve stare anche molto attento, lo può colpire adesso, attenzione, no, niente a fare, Joe Breaker, ma niente a fare, forse dovrebbe diventare un suplex, una spear, una mossa veloce, che vuol fare Reyfor, attende che Clark si rialzi, prova a colpire, e addirittura lo mette lì, attenzione perché Reyfor vuole volare, qui se la gioca, qui se la gioca Detox Reyfor, vuole volare, se lo prende, è finito, Silent Splash! Che legnata ragazzi, c'è il tavolo, va il frantumi, il pubblico è tutto con Detox Reyfor, che vuol fare Reyfor, vuole il dragon shot, la punizione potrebbe essere anche interessante, eh sì, però con Hammett si riprende, attenzione, lo prende le spalle, e il suo first buster a segno, incredibile reazione di Clark Hammett, c'è lo schieramento, 1, 2, no, solo 2, match comunque interessantissimo per iniziare le danze, per aprire le danze qui a Civilization in California, a Frisco, dove stiamo assistendo a un match duro, vero quanto coraggioso da parte di entrambi, attenzione, match clothline, è finito il match, è finito il match, che legnata ragazzi, Clark Hammett, 1, 2 e 3, no,
Incredibile ma vero, incredibile ma vero, pazzesco, davvero pazzesco. Che match, ragazzi, tra queste due. Non è bastato il braccio del Sauragano, la spinning clothesline, se volete chiamarla così, o Uranage clothesline di Clark Hammett. E Aetox Reyfor manca soltanto un dragon shot per chiudere il match. Prende la mazza intanto, che vuol fare? A vuoto per ben due volte, chi Reyfor? Clark Hammett non lo prende, niente a fare, lascia il sweep contro la mazza che rimane lì. Eh beh, deve essere utilizzata, Reyfor lo sa, Reyfor lo sa, lo va a prendere, no, Clark Hammett deve del tutto, attenzione, no, mamma mia che legnata, Reyfor reagisce, non so come ha fatto a reagire, oh, lo va a prendere lì con la mazza, lo va a prendere lì, lo prende ancora e poi, mamma mia, l'ha preso in pieno, ora Reyfor è pronto a volare, ragazzi, e no, ci ripensa forse. Qui diventerebbe uno schiamento se fossi in Aetox. Attenzione, altro swing breaker. Non so se vorrà andare allo schiamento adesso, però la posizione è quella. Vediamo se riesce a allungare il braccio. E lo allunga, allunga il braccio. Uno, due, niente da fare. La chiama c'è, il match dura da 8-9 minuti. Un match di dalla grande intensità, soprattutto perché è un match senza squalifiche e di Lester Buckley neanche l'ombra fino adesso, però mai dire mai, tanta attenzione dal Hammett, va a girare, no, Tox Reyfor un colpo all'insieme dei Reyfor che fa segno con questa bellissima comitata in corsa e ora va dal paletto, è il momento, attenzione che Lester Buckley, non ci credo, non ci credo, è lì, no, Super Chuck sta sul tavolo, no, disintegra Lester Buckley, appena disintegrato il suo avversario probabile di Payback, ovvero Tox Reyfor, e le immagini se ne vanno sul ring, e sul ring penso che ci sia rimasto, eh sì, soltanto Reyfor e Clark Hammett. Clark Hammett che è stanchissimo, è stramortito anche, incredibile, procede allo schieramento, 1, 2 e 3, Clark Hammett batte Aetox Reyfor, questa è una vittoria importantissima per Clark, ma deve ringraziare soprattutto, anzi deve ringraziare sicuramente il suo nuovo membro della MTN che si sarà conquistato dei gradi da parte di Mike Hammett.
Beh, John Pranzo ha appena fatto il suo ingresso nel ring e è pronto a proporre parola. Insomma, dovrà affrontare Rockstone in quel di Payback per il titolo internazionale. Ovviamente si sta rivolgendo a lui, dice di non essere Jack Allen, Stock and Fyulo, gli avversari passati appunto di Rockstone, e dice anche di voler conquistare un titolo che non ha mai conquistato. A Payback dice John Pranzo: non affronterai un semplice ragazzo, un semplice uomo, no, tu affronterai il miglior re che tu abbia mai incontrato prima d'ora. Attenzione però, attenzione, perché questa è la tensione di Rockstone, no? Che ovviamente non poteva mancare. Insomma, siamo passati dalle vicende di Reyfor della famiglia Hammett a quelle di John Pranzo e Rockstone, no? È davvero una carne di Payback che si pronuncia scoppiettante come non mai, visto che sono tutti atleti che su ring, ragazzi, ci sanno fare. Sono tutti che possono dare un grande spettacolo, e poi le vicende si stanno davvero incuriosendo. Eccolo qui, Rockstone, il campione in carica del titolo internazionale. Sta prendendo lì, rimane all'esterno del ring, sembra un po' preoccupato. D'altronde doveva aspettarsi però uno della sua esperienza l'arrivo di uno che non si fa dire soltanto le cose in faccia e non alle spalle, uno come Rockstone che dice le cose in faccia. Dopo questo match sono stato appena informato che avremo il confronto tra FM e Tompson, quindi restate con me perché è davvero una puntata scoppiettante questa. Poi torneremo anche sulle vicende Crocx e Karen Blake, eh. Rockstone torna sul ring, o almeno arriva sul ring. Da Pranzo resta lì all'esterno. Tra i due ci sono sguardi intensi, carichi di odio. Da Pranzo però alla fine entra nel ring e Rockstone gli mostra il dito medio. Gli mostra il dito medio, John Pranzo non è da meno. Ma c'è la Stoner! Qui se ne andrà a cercare John Pranzo. C'è la Stoner di Rockstone che mette a potere su di lui. Attenzione! Curbstone Punk! Non ci credo. Rockstone mette i bottini su di lui e chiarisce come sia pronto ad affrontare anche una leggenda come John Pranzo in quella di Payback. Ancora di uno medio, senza rispetto, questo Rockstone. Mamma mia ragazzi, con queste immagini di Rockstone che va via, la metti negli spogliatoi. Torniamo tra poco ragazzi per il match tra Permio e Mikael Tompson. I'm gone.
passion this crowd has for this superstar is truly amazing. Just listen to him. Here's a guy committed to excellence. You have to appreciate that. Indeed he is. Siamo pronti per questo secondo match della serata, dopo il match Reyfor e Clark Hammett, che ha visto l'interferenza finale, la Super Chop Slam sul tavolo dei commentatori americani da parte di Lester Buckley, scusate, su Entox Reyfor, che perde un match ovviamente che poteva vincere sulla carta se non fosse stata per l'interferenza di Lester Buckley. A questo punto la sfida tra i due, tra Lester Buckley e Hammett e Entox Reyfor, mi sembra chiara. È inevitabile. Ora però andiamo anche a spendere due parole su Karen Blake e il Crocx. Insomma, Karen Blake ci sta provando, il Crocx ormai c'è cascato. Io penso che prima o poi questa ragazza avrà una title shot. Sì, ha fatto due match contro Lynn Miller, contro Page, l'ha vinti in maniera anche piuttosto facile, semplice. Però poi non è che così si meriti una title shot, eh. Ora però andiamo al match, Fyulo Tompson, Fyulo accompagnato ovviamente a Leonard. Un Leonard contro Tompson, match sancito per Payback. E devo dire che la dirigenza sta prendendo più decisione di dirigenza che gli stessi JM. Insomma, da una parte c'è Kratos, che è il campione del WWF, e dall'altra parte c'è niente meno che Crocx, che però sta perdendo molto valore secondo me. E infatti pure il fatto di essere coinvolto adesso in questa faida con Stefandrew non lo mette in buona luce agli occhi del consiglio di amministrazione, che dovrà prendere comunque delle decisioni importanti secondo me. Vedremo dopo cosa accadrà, se Stefandrew sarà a quell'arena. Non c'è stata ancora accertata la sua, confermata la sua presenza, probabilmente non ci sarà, però mai dire mai. Andiamo al match, Tompson con un belli suplex su FMO. Leonard resta lì all'angolo a fare il suo compito da manager, mentre Tompson torna sul ring. Mi sembra in grande forma l'irlandese, quando ha iniziato questa faida con Leonard. D'altronde magari se dovesse batterlo a Payback, Tompson potrebbe davvero poi ambire a un match magari valevole per la valigetta. Staremo a vedere. Intanto belli slam altissimo da parte di Tompson. 1, 2 e 3, no! E qui FMO rischiano molto. Problema alla schiena per FMO, che tra 10 giorni invece dovrà vedersela contro Dante, il rematch tra i due. E sarà un match molto molto interessante. Attenzione Leonard, perché passa una sedia d'acciaio a FMO, che però adesso è buttato di spalle perché sta seguendo questa chin lock, questa presa al mento. Però sicuramente Tompson non l'ha vista, e quindi deve stare molto attento anche dentro di gara. Se fosse lui, prendere la sedia e la buttare fuori. Leonard qui strano giro di gara. Tompson bravissimo qui a evitare che FMO la possa utilizzare. E allora lo mette lì sulla terza corda. È il momento di Tompson. Attenzione, c'è la sedia lì. Fermiamo la vita al tutto. Entra a fare, attenzione ancora la sedia. Tompson, la sedia di sgrassoni. Fermiamo però lo va a prendere, attenzione. Possibile collisione con la sedia d'acciaio. Entra a fare invece fino adesso. Per fortuna niente a fare. Ancora Fermiamo, però attenzione. Avvenza, no, Gunbuster. Se l'avesse fatto cadere con un facebuster sarebbe stata la fine per Tompson, mentre per me non se ne è neanche accorto. Qui intanto Leonard cerca di infastidire in qualche modo Tompson, ma è bravissimo l'irlandese a restare concentrato fino all'ultimo, mentre l'arbitro elimina la sedia buttandola fuori. Trapare con lo step suplex, Tompson è un guerriero, riconosce queste mosse e segue lui questo perfetto swing and breaker molto molto ben moderato. 1, 2, niente da fare, il match prosegue, ma FMO sta veramente, sono facendo una brutta figura, non sta affatto lottando bene nonostante
l'apporto psicologico, a volte anche più che psicologico, di Leonard. Un Tompson che qui sta prendendo il match in mano, lo mette alle spalle, Fulgazzo Slam intanto, questa sì che è una buona mossa. Vediamo se procede allo schieramento. Eh no, ci ripensa. Leonard cerca ancora di distrarlo, ma Tompson è davvero concentrato quest'oggi. Un altro Fulgazzo Slam clamorosa, attenzione, che fa qui Leonard? Tanto il cuscinetto e qui distrae Tompson, che però lo prende ancora, incredibile power slam. Leonard deve interferire in maniera più efficace e Tompson è davvero in forma, è davvero concentrato, addirittura block kick vuole, non ci credo, se lo prende è finita, tocco block kick, non ci credo, è fermo, distrutto, ma un Tompson non lo schiena. E qui sbaglia Tompson, secondo me lo vuole disintegrare. Tompson vuole dimostrare a Leonard di poter battere in grande stile il fratello maggiore, il campione di WWF, l'uomo insomma più premiato della famiglia, anche se in realtà l'uomo più premiato sarebbe Oddi. Noddy che settimana scorsa ha annunciato la sfida contro Cougar a Payback, Cougar che sentiremo ai nostri microfoni settimana prossima, nell'ultima puntata a Orlando in Florida. Intanto, Tompson si crede ancora FMO che non riesce a seguire la mossa. Questa bellissima steamroller, Rolling Savant Crash se preferite. Ma ancora va a ricalare la dose, Mikael Tompson. È un po' dubbioso sul da farsi, FMO qui ne approfitta, attenzione perché Leonard, c'è Leonard da lì. FMO, punto chiuso, l'arbitro non vede. Ancora, no, aia, l'ha preso bene qua. Tra pare però Tompson ha una grande difesa quest'oggi. Bravissimo Tompson, questa ginocchiata al ventre. E poi ancora, stavolta al mento, l'ha fatto rigirare. FMO collassa, no, non collassa ancora, ma qua, barcolla, ma non molla. FMO che però incassa forse un'altra tecnica. Eh sì, rush il sweep di Tompson oggi sugli allori, Mikael Tompson. Eh beh, se va un Tompson così contro Leonard, per quest'ultimo la vedo molto molto dura, difficile. Però attenzione, perché al momento opportuno interferisce, qui l'arbitro però deve fare qualcosa. FMO qui ha tutto il tempo per riprendersi. Vediamo se ne approfitta. Eh beh, stavolta sì, dai, non può non approfittarne. Oh, il suo neckbreaker patentato, che mossa bellissima questa. E poi gentleman suplex in arrivo. Qua è finita ragazzi, questo suplex ha compresa il collo, fa male sia il collo che la testa davvero. Poi sia movimento uno di FMO, c'è lo schieramento, ma penso sia la fine qui per Tompson. 1 2, no, incredibile, forse neanche lui, FMO non ci crede. Neanche Leonard dice questo è imbattibile, questo Tompson oggi davvero in grande condizione. Però attenzione perché FMO qui si è rotto le taniche, e che vuol fare il cavallino, no, bomba mia, un hot shot, una sorta di hot shot che lo va a colpire poi con il collo e con la testa contro la corda intermedia, la corda di mezzo, e questo è un colpo importante da parte di FMO. Attenzione, che vuol fare qui FMO, è forse una tecnica tipica degli atleti pesi leggeri, cose come lui, torpedo diritti. Questa forse è una tecnica che seguo anche oggi a volte, però una tecnica che potrebbe risultare fondamentale ai fini del match, ai fini della vittoria di FMO. Ora sì che si è ripresa FMO, sui neckbreak ancora al collo, zona cervicale, testa, fronte, gli impedisce proprio la cognizione, la propriocezione. Qui FMO ha detto il suplex, però finalmente si libera Tompson, questo step suplex veloce, torna sul ring. Siamo a 7, FMO ancora al suolo, attenzione perché FMO rischia di venire contato fuori. E per Tompson comunque sarebbe una buona vittoria, perché battere FMO non è la cosa da tutti i giorni. Siamo a 9, attenzione! Ce la fa, attenzione! Wow! In extremis FMO, Tompson pensa di aver vinto!
Ma qui spalle Thompson là. Fermo, infatti lo va a prendere. Riuscire a poi il disco spancio. No, bravo Thompson oggi. Ma ancora è Leonard. E qui Thompson l'ha messa troppo sulla personale. Probabilmente il loro confronto sarà in pre-show, però è molto personale, ragazzi. Thompson attenta alla reazione. È fermo alle spalle. E attenzione, perché qui siamo pronti ai titoli di coda. Big boot di Fermino, che è pronto a chiudere il match con la sua crash finale. No, forse con la sua finger shock di BT negli occhi. Ma Thompson lo colpisce all'addome. Thompson che lo va a prendere, girlfriend suplex. Oh, incredibile. Thompson che però deve chiudere la svetta per la via della presenza fastidiosa lì. Attenzione, pro kick allora! Pro kick, è finita qui! No, c'è Leonard che distrae l'arbitro! Ma non è possibile! Aveva vinto, avrebbe vinto! Mikael Tompson avrebbe schienato FMO e sarebbe stata una vittoria importantissima per l'irlandese, che è costretto un'altra volta a rimandarla invece. Però qui Leonard dovrebbe essere squalificato, qui Gattashikova, qui la famiglia Oddi, c'entra la famiglia Oddi, che non è possibile che non vengano squalificati quelli della famiglia Oddi. E qua è finita, forward, detti, sanguina addirittura Thompson. Un FMO che secondo me è pronto per la future shock, rimandarla forse soltanto per qualche istante. Per metterli all'angolo. Thompson sta sanguinando in maniera ingente dalla fronte, troppo sangue dalla zona frontale. Poi addirittura ha tentato di strangolare con la suola delle scarpe. C'è lo schienamento, solo 2.5, ma insomma ormai pronosticherei la vittoria di FMO, che Thompson mi sembra ridotto da buttare via. E infatti FMO lo va a prendere, lo chiude per la Future Shock DDT, che pone fine alle ostilità. Da questa non ti rialzi, neanche non ti rialzi proprio. 1, 2 e 3. Dunque FMO batte Mikael Tompson dopo una sfida che è durata circa un quarto d'ora, una sfida molto combattuta dove Tompson avrebbe meritato la vittoria se fosse stato un match senza manager. Però Leonard alla fine sembra avere ancora una volta la meglio sulla psicologia di Thompson. Un match molto ben combattuto. Noi torniamo tra poco per l'ultimo confronto di questa prima parte di Civilization, che vedrà il campione del mondo TWF Dante contro il Truth Machine, Lionheart o Young Lion, il giovane leone rampante della federazione di Kansas City, ovvero Camp Fyulo. FMO qui intanto esulta. Beh, direi che vi lascio alla promo di Payback, mentre Leonard e FMO veramente sembrano in grande sforzo per entrambi. È davvero una situazione pazzesca. Ci vediamo tra poco. Attenzione, che succede? Perché FMO ha preso le sedie? Non ci credo! Un doppio concerto su Thompson, che non ha amici, è rimasta solo. Clamoroso, ragazzi. Povero Mikael, incredibile quello che ha appena occorso. Qua Civilization. Oh!
just needed to win this one. Now let's see if he can put them together. This crowd despises him, and I can assure you that feeling is mutual. Well, he's worked very hard to get them to not like him. Si può partire un match molto interessante tra i due, che Fyulo ha perso solo una volta, almeno il match, un match one on one solo una volta contro contro Rockstone per il titolo internazionale in quelli di Extreme Rules, poi non l'ha mai perso, quindi è un match dove non è che vedo Dante così avvantaggiato solo perché ha una cintura, che Fyulo potrebbe vincere, potrebbe davvero ambire magari a dopo a un match opposto alla Touch Champions, quindi tentativo di follow them, ma che Fyulo agilissimo com'è riesce a divincolarsi, evitare il tutto, e poi Crocx Fix. Beh, Ken Fyulo è davvero un atleta straordinario, quando c'è lui sul ring vengono sempre fuori match bellissimi, d'altronde è tecnico, rapido, poi è anche potente fisicamente, lo vedete così, ma una forza muscolare importante, specialmente alle gambe, non pesa più di 95-96 kg, è chiaro, però anche perché è basso, però insomma guardate qua, però la differenza di peso, 130 kg di Dante, si fanno sentire, almeno 35 kg di differenza tra i due, comunque è più che però potrebbe dirla sua, comunque sia, ripeto, intanto front power slam diretta quella di Dante, che è molto più concreto della, del Dante di qualche anno fa, che faceva più fatica, ora da quando ha preso il titolo mi sembra in buona forma. Questo è l'ultimo match di questa prima fase, e una prima fase che ci ha mostrato come Leonard è entrato più nella pelle di Tompson, un Tompson che comunque è in grande condizione fisica, una fase tra John Pranzo e Rockstone che si vive sempre più sul serio dopo la standard specialmente di Crab Stomp di Rockstone. Poi dopo vedremo appunto come si svilupperanno le cose, visto che Rockstone e Mancio faranno squadra contro John Pranzo e Alexander, quindi due fate che si intrecceranno nella l'ultima match della serata. Poi insomma abbiamo visto anche come a questo punto sia inevitabile un match tra Lester Buckley e Tox Refor, quando Lester Buckley stesso ha aggredito di nuovo per l'ennesima volta Tox Refor durante stavolta un match senza squalifiche con Clark Hammett. Un Tox Refor che è stato aggredito tramite una super chuck slam sul tavolo dei commentatori, è stato per fortuna riparato, tanto qui c'è lo schieramento di Dante, ma solo due, si prosegue, ovviamente Canfiro è uno che per essere messo giù ce ne vuole, l'unica mossa finale veramente ha subito incassato è stata proprio la stunner, la mossa risolutiva finale di Rockstone. Rockstone che ripeto dovrà fare i conti con John Pranzo, ma John Pranzo dovrà stare anche attento a Tommy Duff, staremo a vedere il match qui avanti, perché Ken Fyulo tenta una tecnica importante, ma belli belli qui di Dante, un Dante che vuole chiudere forse la Demon Chuck Slam, è uno di poche parole e di poche mosse Dante, Demon Chuck Slam, e qua potremmo dire addio a Ken Fyulo. 1, 2, ma niente da fare, non basta, altrimenti il match è iniziato solo da 2 minuti e mezzo. Allora per i due belli di Dante, ancora Dante con quell'assalto, Ken Fyulo non riesce a riprendersi da queste legnate, un Dante in grande forma, tentativo di run of days, Joe Breger però difensivo di Ken Fyulo, che non va a prendere, Truth Machine, non ci credo, cioè Ken Fyulo che batte il campione di TWF, incredibile, Truth Machine, c'è lo schieramento, 1, 2, niente da fare, neanche Dante ha subito poi manovre importanti, no, ad alto impatto a parte questa, quindi il match prosegue, un bel match però, davvero un bel match, a parte della Lionheart, e attenzione, end of days, Dante lo aspettava al barco, e Ken Fyulo si è buttato,
Uno, due e tre. No! Cosa ha fatto che Fyulo? Incredibile! Perché Dante è la seconda settimana di fila che segue questa mossa e per la seconda settimana di fila non riesce a chiudere con questa mossa. Incredibile! Stavolta però c'è Ken Fyulo, non è più il macio, è più lo sfidante. Ken Fyulo dimostra una resistenza fuori dalla norma, fuori dal comune. Ed attenzione perché riesce nel sweep di Genna, che ora è pronto per il comeback, e quando riesce nel suo comeback è difficilissimo, anzi impossibile fermarlo. Flanfor arma, di nuovo, e poi per Akiko! Come di sua consuetudine segue questo trittico di manovre, seguito poi dalla next snap, lo spersacollo. È un cappello che è pronto, stavolta la vittoria non gliela toglie nessuno, col breaker! E Dante qui è finito, perché non ci credo che un Fyulo non lo va a stirare e vuole Batsu Kick. Il Batsu Kick, il calcio giapponese, di origine giapponese, lo prende! Mamma mia, che combo di Fyulo, è finita! 1, 2 e 3! Mamma mia, che vittoria impressionante di Fyulo, che batte in questo modo, con questo grande fegato, con questo grande coraggio, il campione del mondo di WWF Dante, che non arriva se non a Payback nel migliore dei modi. Anzi, staremo a vedere. Noi vi lasciamo a questo punto gustare queste ultime immagini con i festeggiamenti di celebrazione della vittoria di Fyulo. Poi torneremo per la seconda parte in Civilization con il match di coppia di Rockstone e Mancio contro Pranzo e Alexander, e poi sentiremo anche le parole di Berny in direzione di White Berny. A tra poco, amici. That's an impressive win right there. Few things are more rewarding than the feeling of keeping your opponent's shoulders down for the three count. Matches like that are the reason why I love this job.